Dopo l'assegnazione dei due bollini rosa per l'eccellenza nella cura per il nosocomio valdarnese alle malattie femminili, oggi primo appuntamento alla Gruccia con un focus dedicato ad alcuni problemi delle donne. Appuntamento su senologia e diabete in gravidanza. Un'iniziativa, come facciamo sempre nell'ambito di queste associazioni, di promozione della salute. Oggi parleremo in particolare della senologia, di come fare un percorso appropriato diagnostico, ma anche di come farsi curare adeguatamente. Si parlerà di diabete, quindi sempre cose improntate sulla salute per quegli aspetti peculiari che riguardano particolarmente la donna. Questo ovviamente non esclude che i maschi siano poi citati e interessati a questa cosa. Una giornata sulla promozione della salute delle donne è molto importante. L'ospedale non sia soltanto ed esclusivamente un luogo di cura, ma sia un luogo di formazione, di informazione, perché curare la propria salute significa anche sapere quali sono le modalità per vivere e per stare meglio. Per cui sicuramente un ospedale che è attento al suo territorio, attento ai bisogni del territorio, in questo caso ai bisogni e alle necessità delle donne. E questo solo il primo incontro per il 2016, altri ne seguiranno, sempre relativamente alle singole patologie femminili.